Segui il podcast di Easy Pharma, la migliore farmacia online, e scopri le cause, le patologie, le cure, i consigli medici dei nostri farmacisti. Buongiorno e ben ritrovati, sono la dottoressa Giulia della Farmacia Longo e oggi parleremo di come ritrovare la forma fisica perfetta dopo l'estate, per cui rimanete sintonizzati sul nostro canale e prestate attenzione. Innanzitutto, come avete passato le vacanze? Spero bene, è stata un'estate veramente calda, però anche tanto attesa, no? Perché le vacanze, come ben sappiamo, portano relax, relax fatto di cene, di aperitivi, di qualche cocktail di troppo sulla spiaggia, che per carità va sempre benissimo, ma adesso bisogna rimettersi in forma, anche perché che cosa c'è alle volte il Natale? Come si fa a rinunciare al dolce di Natale perfetto, soprattutto se fatto dalla nonna, dalla mamma, dalla zia? Quindi come possiamo fare? Innanzitutto, come abbiamo già detto tante volte anche negli scorsi video, si può sicuramente ricorrere ad una sana attività fisica che non deve per forza vedervi in palestra se non è l'ambiente adatto a voi. Si può fare tranquillamente una camminata nel parco di prima mattina se le ore poi del tardo pomeriggio sono ancora troppo calde, oppure con una corsetta leggera, ma stimolate anche il vostro interesse in qualche attività come per esempio lo yoga o come Pilates, che non solo possono aiutarvi a stimolare in modo corretto i blocchi muscolari, ma anche a farvi perdere peso, magari divertendovi e scoprendo una nuova passione. L'altra strategia, purtroppo, amici miei, è sempre la stessa: una dieta ipocalorica, ma non una dieta fai da te. Una dieta strutturata da un nutrizionista e da un dietologo che possono appunto studiare ad hoc per voi un piano alimentare in cui non necessariamente bisogna togliere i carboidrati o i grassi, perché demoni, 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 ma ricordiamoci che siamo italiani e come tali la nostra dieta, che è quella mediterranea, consente comunque la perdita di peso senza fare eccessive privazioni. Oppure, se proprio siamo pigri e non sappiamo come fare perché la dieta non basta mai, ma in realtà lo so che di notte vi alzate perché avete fame, ricordiamo gli integratori alimentari. Quelli che possono aiutarvi maggiormente nella perdita del peso sono sicuramente quelli a base di garcinia cambogia, di tè verde, di caffè, ma anche di guaranà, perché non solo modulano il peso corporeo cercando di mantenerne l'equilibrio, ma anche perché stimolano il metabolismo e ne riducono, soprattutto l'assorbimento magari dei lipidi o agiscono sulla fase metabolica dei carboidrati. Ma ricordiamoci un'altra cosa fondamentale: l'alcol, che uno può bere durante gli aperitivi, è un forte agente disidratante, quindi come tale richiama acqua nelle cellule, può portare a che cosa? A cellulite o comunque ai mestetismi della cellulite, per cui se è questo il vostro caso e quindi l'aumento di peso è solamente legato ad un aumento dei lipidi corporei, si possono ricorrere anche a sostanze prettamente drenanti come per esempio l'ortosifon, la betulla, la centella asiatica, ma anche la bromelina, che potete trovare non solo sotto forma di liquido ma anche in capsule. Bene, io spero che come al solito i miei consigli possano in qualche modo esservi stati d'aiuto. Fatemi sapere anche tramite dei commenti da rilasciare sotto il video se effettivamente posso esservi stata d'aiuto e per il resto sapete che ci troviamo a Roma in piazza Vittorio Emanuele II numero 46. Alla prossima!